tutti, Onore, qua. Ora io non ho moltissimo voglia di spiegarvi cosa facciamo, cosa non facciamo, anche perché non penso che vi interessi tantissimo. Più che altro quello di cui volevo parlare era appunto legato al tema legato alla legge. Cioè, noi siamo un'azienda di almeno siamo una trentina di persone, facciamo video principalmente. Video di tanti tipi diversi, però in realtà la cosa un po' strana che abbiamo nel nostro DNA è che siamo quasi tre aziende in comune fondamentalmente, questo che mi interessa sottolineare più che quello che facciamo. Cioè, siamo tre aziende, una casa editrice per bambini, una casa di produzione che fa robe in particolar modo per SkyArt e è anche un pezzo di azienda che lavora su commessa per clienti che vogliono fare video o oggetti di comunicazione. Il mio tema sulla legge, che mi sembra una cosa molto bella e intelligente, se non altro perché dà un messaggio anche retorico in senso positivo sul fatto che fare impresa culturale è una cosa che non solo ha senso, ma non è un simbolo, ecco. Ma che pensare che esistano, che poi in realtà è quello che diceva anche prima il deputato, quindi forse non credo che devo dire, ma secondo me pensare che un'azienda oggi nasca con l'esclusivo oggetto sociale, come dice la legge, di essere impresa culturale, mi sembra una cosa un po' limitante, nel senso che se andiamo a vedere le aziende che più hanno creato valore in termini di fatturato, in termini di dipendenti, in termini di fatturato pro dipendente, sono quelle aziende che hanno mixato modelli di business molto diversi. Per esempio, prima vedevo quell'app meravigliosa sui musei, quel beacon, giustamente si diceva la stessa app potrebbe essere legata al tema del retail, no? E poi si è scelto per motivi di passione, immagino, di applicarla ai musei. Ora, dopodomani potrebbe essere lato business interessata anche al tema retail. Come noi siamo nati come azienda che faceva solo video, dopo un anno dalla nascita siamo diventati case editrici per bambini, che fa pellicole per bambini. Quindi pensare a monte di avere un oggetto sociale quasi, solo culturale, mi sembra una cosa molto limitante, appunto perché in realtà credo che il patrimonio italiano sia così complesso, così articolato, che mi sembrerebbe una limitazione non, come dire, incentivare aziende, come anche Sanchez che ho visto prima, a lavorare sulla distribuzione del nostro capitale culturale. Banalmente, tornando un attimo a noi, noi facciamo per SkyArt una serie di trasmissioni su SkyArt dedicate al tema cibo e arte in Emilia Romagna. Non siamo un'impresa culturale in senso stretto, nata con l'idea di promuovere il territorio reggiano, però questa serie di dove c'erano una ventina di ragazzi che giravano l'Emilia Romagna per parlare di cibo e cultura, sarà una trasmissione che girerà il mondo sull'Emilia Romagna. Ora, questa roba qua è chiaro che ha un impatto sulla distribuzione della cultura, del capitale culturale italiano, ma non è fatto da un'azienda che è nata per fare questo. Quindi credo che in qualche modo un tema sulla legge sia quello di aprire il più possibile al fatto che incentivi o sgravi sono legati ai progetti più che al tipo di aziende, perché altrimenti credo che se pensiamo che l'occupazione sia solo legata a quelle imprese che nascono sul culturale, la vedo un po' difficile, perché qualsiasi impresa nasca con l'idea di lavorare solo esclusivamente su quel settore può avere un po' dei limiti, appunto perché è un settore ancora un po' complesso, credo. O sono cose innovative, appunto come la vostra, come Amusement, che però sono slegate magari da finanziamenti pubblici, oppure la vedo un po' complessa. Tutto qua. Grazie Nicola, io ti voglio ringraziare. Il tuo progetto è nato qua a Reggio Emilia, va avanti qua a Reggio Emilia, e sei sempre molto disponibile.